Nella sfida a spareggio fra pretendenti ai playoff, entrambe appaiate a quota 27 punti in classifica, è la Jesina a prevalere sul Monticelli al Carotti. Leoncelli che si affermano di misura 1-0 grazie alla rete di Frulla poco prima della mezz'ora nel primo tempo, con un copione classico per le affermazioni casalinghe della squadra di mister Bugari, che va in vantaggio nei primi 45 minuti e poi soffre il ritorno dell'avversario nella ripresa. In casa Jesina torna fra i pali Tavoni, Bugari in mediana conferma Arati e dà un turno di riposo a Cardinali. Dal primo minuto va in campo Frulla. Di fronte ai forfè di Ragazzo e Pierandrei, Trudo punta centrale. Nel Monticelli Alievic scherma la difesa, Petrucci, Galli, Margarita compongono il tris d'attacco. Avvio contratto nel gran freddo del Carotti, il Monticelli però parte meglio rispetto alla Jesina e al 18° crea un brivido. Galli mette pressione sul rinvio coi piedi di Tavoni, pallone sul braccio dell'attaccante del Monticelli e che poi rotola verso la porta. Lo stesso Galli arriva a buttarlo sul palo, ma l'arbitro aveva già stoppato il gioco per il fallo di mano dello stesso Galli. Di là al 23° San Paolesi cerca lo spunto al limite dell'area e finisce a terra. Il rimpallo favorisce l'inserimento in area di rigore di Frulla, che si ritrova davanti a Mecca, ma la conclusione del centrocampista è alta sopra la traversa. L'episodio che sposta l'equilibrio a favore della Jesina arriva al 27°, calcio d'angolo battuto da San Paolesi, fatica fa da torre e a portiere fuori causa Frulla sotto porta può appoggiare in rete l'1-0. Al 36° per la Jesina spunto in area di rigore e conclusione su Mecca in uscita di Carnevali, ma c'era stata la segnalazione di fuorigioco dell'assistente dell'arbitro. La prima frazione di gioco si chiude con le proteste della Jesina, che vorrebbe il secondo giallo per il già ammonito Alievic sul fallo che questi commette su Sassaroli per fermare il contropiede Leoncello al 43°. La ripresa si apre col piglio vivace e rabbioso del Monticelli alla ricerca del pari. Dopo 3 minuti bella discesa e conclusione da fuori area di Petrucci, sfera che si spegne al lato. Al 50° cross dalla destra di Vallorani, Galli si avvita in tuffo anticipa tutti, colpo di testa dell'attaccante con palla che termina di poco fuori dallo specchio. Al 59° Margarita si gira e viene fermato al limite dell'area Leoncella, il pallone filtra nei 16 metri, Galli è davanti a Tavoni, ma anche qui c'è la segnalazione di fuorigioco dell'assistente. Il Monticelli preme, la Jesina punta sugli sprint di Trudu in rimessa. Al 66° torna a provarci la formazione di mister Stallone con la sventola di Margarita dalla distanza, Tavoni si distende e devia. La Jesina riesce a rifiatare per 10 minuti, ma poi il Monticelli torna insidioso. Al 78° il tacco del nuovo entrato Traini smarca in area a Monaco, che va alla conclusione, tiro deviato in corner da fatica col corpo. Sulla battuta dalla bandierina che ne segue c'è il colpo di testa di Alievic nel cuore dell'area, ma Tavoni salva i suoi respingendo. Ci prova fino alla fine il Monticelli, ma la Jesina non rischia più e fa suoi i 3 punti.